Ciao a tutti, nel video di oggi, con la cartina turistica del Parco Nazionale della Maiella alla mano, vi suggeriamo 7 escursioni da fare sia in estate che in inverno, adatte a tutte le gambe. La nostra prima tappa ci porta al rifugio Pischioli, a 1135 metri di altitudine. Il percorso che ci porta al rifugio Pischioli, appena a piedimonte, non è troppo difficile, ma preparatevi a salire, salire, salire. Il sentiero che abbiamo scelto di intraprendere, perché ne esistono due, si inerpica subito sul fianco della montagna e con un bel percorso tra cespugli di ginepri e rocce non si risparmia in pendenza. L'escursione è adatta anche alle famiglie, sempre stando attenti ai bambini durante l'ascesa, ai tratti più esposti e ad alcuni strapiombi lungo la prima parte. All'arrivo verrete accolti da un panorama stupendo verso la Valle dell'Avello, la cima delle Murelle e la costa dei Trabocchi in lontananza. Al rifugio Pischioli troverete inoltre una piccola area attrezzata con tavole e panchi in legno ed una fontana. A poca distanza dal rifugio vi sono diverse grotte pastorali di grande bellezza e la Madonna delle Sorgenti. Per tornare indietro potete percorrere lo stesso sentiero, questa volta in discesa, oppure, come abbiamo fatto noi, scendere tramite il sentiero nel bosco. In quest'ultimo caso la discesa è più lunga, ma anche più dolce. Un'escursione da non perdere sul versante orientale della Maiella è quella che raggiunge l'eremo Sant'Angelo, in contrada Sant'Agata, ai piedi della riserva orientata Feudo Dugni. Iniziato il sentiero si è aperto davanti ai nostri occhi un mondo che non ci saremmo aspettati, ricco di una natura lussureggiante e profumi freschi. L'eremo, un luogo solitario e silenzioso, abbarbicato in cima ad uno sperone di roccia, immerso in una florida e ricca vegetazione. Qui troviamo i resti di un'antica chiesa medievale dedicata a San Michele Arcangelo e alcune vasche scavate nella roccia. Il luogo è considerato sacro sin dalla preistoria, testimone di un culto legato all'acqua e alla pietra. La prossima escursione che vi proponiamo è forse la più semplice fra tutte, ma non per questo la meno affascinante. Stiamo parlando del percorso che, partendo dall'abbazia di San Liberatore a Maiella, ci porta verso le tombe rupestri. Dopo aver visitato l'abbazia di Serra Monacesca, vi consigliamo di intraprendere il percorso che conduce nella meravigliosa valle del fiume Alento, tra ponticelli e piccole cascate. Il sentiero, ben segnalato, scende agevolmente e vi accompagnerà in una radura ricca di vegetazione. L'ambiente è molto suggestivo e la passeggiata, di circa 30 minuti tra andata e ritorno, conduce ad un canyon che si rivela una meraviglia. Qui potete vedere le tombe rupestri di San Liberatore. In una parete lunga circa 20 metri sono collocate 3 tombe interamente scavate nella roccia. Non lontano da quest'ultimo percorso, sempre in località Serra Monacesca, non dovrete assolutamente perdere il sentiero che vi porterà all'eremo di Sant'Onofrio. L'eremo di Sant'Onofrio si trova a 750 metri sul livello del mare, a poca distanza dall'abbazia di San Liberatore a Maiella, nell'ultimo tratto del Cammino di Celestino. Per godere appieno dell'atmosfera concedetevi qualche momento di relax nell'area picnic presente e riempite le vostre borracce con la freschissima acqua della sorgente, nota per le sue acque taumaturgiche. L'eremo, costruito dai Benedettini tra l'XI e il XIV secolo, sorge sotto un alto sperone roccioso. Si pensa che fu realizzato come luogo di ritiro per i monaci dell'abbazia di San Liberatore. Dalla chiesa si accede poi ad un ambiente scavato nella roccia, dove si trova la culla di Sant'Onofrio. Qui i fedeli si sdraiano per chiedere guarigioni.
Andiamo alla scoperta di un'altra riserva naturale, questa volta sul versante occidentale della Maiella. Siamo nel bosco di Rama Bianca, una delle faggete più importanti d'Abruzzo. La riserva ospita una grande varietà di ambienti in quanto è caratterizzata da un importante dislivello altimetrico ed è frequentata dall'orso marsicano, dal gatto selvatico, dal lupo e dal cervo. È molto nota per la presenza di faggi secolari, panorami mozzafiato e numerosi sentieri. Primo tratto dall'ingresso alto del sentiero fino al rifugio di Donato è adatto a chiunque, con un'attenzione particolare a persone con disabilità motorie e visive. Sempre da Pennapiedimonte, dal Balzolo è possibile intraprendere il sentiero che vi porterà alle cascate del Linaro e del Maccarone della Pila, dove potrete tra l'altro godere di un panorama fantastico. La prima parte del percorso è molto agevole, adatta anche alle famiglie, su strada comoda con tre passaggi sotto le gallerie e vari punti per fare delle soste. Poco prima dell'area attrezzata, una breve deviazione sulla sinistra consente di scendere rapidi nella forra per andare a visitare la cascata del Maccarone della Pila, una bellezza naturale da non perdere assolutamente. Il Parco Nazionale della Maiella offre moltissime ricchezze dal punto di vista storico, naturalistico e culturale. Nella Valle Giumentina, circondata dai monti della Maiella, partono diversi percorsi. Scoprirete paesaggi incantevoli, gli antichi tholos e, scavato in un versante della montagna, lo spettacolare eremo di San Bartolomeo in Liegio. Qui, tra prati in fiore, vallate verdissime e pascoli, si alternano coltivazioni di farro, cicerchie e ceci.